L'obiettivo di questa conferenza è quella di illustrare l'operazione Mare Sicuro per l'anno in corso, il 2017. Lo abbiamo fatto anche perché è un'iniziativa che si svolge come tutti gli anni, siamo alla 26ª edizione sull'intero territorio nazionale e anche Mazara vuole dare il suo contributo a questa attività che il Comando Generale porta avanti ormai da anni nell'interesse di tutti e che si prefigge due obiettivi principali, quello di logicamente prevenire gli incidenti in mare, parliamo di incidenti gravi, sinistri marittimi, e quello di garantire a tutti una serena e sicura fruizione del bene mare, sia per chi va in mare per diporto, sia per chi invece vive l'estate, le proprie vacanze sulle spiagge e magari sceglie proprio le spiagge siciliane per passare dei momenti in famiglia e di tranquillità. Dicevamo che l'attività interessa l'intero territorio nazionale, c'è un dispiegamento di forze dell'intero corpo delle capitanie di porto che non ha lasciato neanche un metro di costa senza la dovuta cura e attenzione. Ci saranno tutti gli 8.000 km di costa che sono stati assegnati alle varie direzioni marittime e di conseguenza alle autorità marittime presenti sul territorio per fare in modo che tutti gli aspetti legati alla balneazione, all'ambiente, all'uso del demanio siano garantiti attraverso un'organizzazione che dal 17 giugno al 17 settembre ci verrà impegnati in prima fila noi, ma penso tutte le forze dell'ordine, 24 ore su 24 proprio per raggiungere quegli obiettivi. Buongiorno. Anche quest'anno è un cliché ormai consolidato, l'operazione è stata divisa in due fasi, una fase preparatoria e una fase operativa. La fase preparatoria è la fase che in realtà non termina mai, perché è una fase fatta di dialogo, di confronto, di informazione finalizzata alla prevenzione, perché non è mai sufficiente parlare di sicurezza, non è mai poco quello che si fa per divulgare la cultura dell'andare per mare in sicurezza, e nel mese di aprile noi abbiamo fatto anche una giornata dedicata alla sicurezza in mare in collaborazione con la Lega Navale. Anche quello era un momento che può rientrare a pieno titolo in questa fase di informazione, una fase appunto che dicevamo di dialogo, serve per illustrare modalità e temi dell'operazione, ma anche far capire, sensibilizzare, buongiorno, fa sensibilizzare un po' tutti, sia dai soggetti istituzionali, ai singoli operatori, a tutti gli operatori che vivono e operano, lavorano durante la stagione estiva, di come sia nell'interesse di tutti quello di garantire la sicurezza sia sulle spiagge che per mare. Abbiamo detto c'è stato un momento di confronto, noi abbiamo scritto a tutte le amministrazioni comunali che hanno competenze, che si affacciano sulla costa che ricade nella giurisdizione del compartimento di Mazara, quindi Campobello, Castelvetrano, anche Petrosino, Mazara, li abbiamo sensibilizzati a fare un'attività di salvamento sulle spiagge libere, perché laddove non c'è il concessionario gli arenili devono essere comunque presidiati da strutture, da postazioni che diano analoghe garanzie o capacità di intervento in caso di necessità in mare, anche laddove non c'è un concessionario, parliamo appunto degli arenili oppure di fenomeni franosi, tutto ciò che potrebbe essere di interesse per noi, per poi dare la possibilità appunto di prevenire rischi e incidenti anche sulla costa. Nel confronto che abbiamo fatto anche con gli operatori, abbiamo avuto delle riunioni con i rappresentanti dei sindacati balneari, FIB e SIB, abbiamo convocato le associazioni di categoria, associazioni del diporto, dalla Lega Navale, Adina, faccio i nomi di quelle locali che conosciamo tutti, l'Approdo, la Stella Polare, e abbiamo cercato di fare un'analisi di quello che era stata la stagione scorsa per individuare eventuali criticità e portare quei correttivi. E dal confronto che c'è stato da questo incontro, quello che è emerso è che si può ripartire esattamente dove ci siamo lasciati la stagione scorsa, perché il bilancio dell'operazione Mare Sicuro del 2016 è stato ampiamente
raggiunto, tutti gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio dell'anno sono stati raggiunti, e questo significa che l'attività di prevenzione, di informazione e l'organizzazione messa in campo ha dato i suoi frutti. Significativo il fatto che non ci siano stati degli incidenti in mare, incidenti gravi, non la barca che è rimasta senza carburante o la difficoltà di manovra, parliamo di incidenti gravi, di collisioni, di affondamenti. Importante è quello che mi interessa a me, il dato di ogni fine stagione, non è il numero dei verbali e dei sequestri che facciamo, ma la vera notizia è che l'anno scorso, come sapete, non c'è stato nessun decesso sulle spiagge questo, o a mare. Questo significa che anche la macchina dei soccorsi, la macchina delle sinergie istituzionali messe in campo sia dai concessionari che dalle istituzioni ha dato la possibilità a tutti di vivere senza drammi la stagione estiva. E abbiamo detto di ripartire da quella che è stata, quella che ho definito il pacchetto sicurezza, cioè una serie di ordinanze che abbiamo emanato alla vigilia della stagione estiva 2016, che vanno dall'ordinanza di sicurezza balneare a quella per il noleggio dei natanti da porto, alle immersioni, e poi ci sono state anche quelle specifiche per Calaspaghetti e per il kitesurf, che anche loro hanno dato i loro frutti. Si era creata quella cornice di sicurezza, come l'abbiamo definita, che valutava e dava la possibilità di contemperare tutti i vari usi del mare, cioè anche chi voleva andare su una tavola a vela o voleva vivere, farsi un bagno dalla propria imbarcazione, poteva farlo perché c'erano delle regole precise, regole che erano state condivise, concertate e rese pubbliche, quindi tutti avevano la possibilità di usufruirne e di verificarne il rispetto. Questo no, indietro, perché mi sembra che ci stava una cosa che... perché abbiamo detto che la stagione, sì, la stagione estiva è stata per noi un bilancio positivo, perché al di là dell'attività in mare, attività sulle spiagge, noi abbiamo potuto verificare anche rispetto alle regole nell'uso del demanio e delle concessioni. E mi faccio riferimento a due aspetti che poi hanno portato un po' più di clamore, di interesse mediatico, che sono quello dei furbetti dell'ombrellone e dei lidi sequestrati. I furbetti ombrelloni sono quei concessionari che in regola con la concessione, però il sabato e la domenica, a fronte di una maggiore richiesta di posti di sdraio, avevano pensato bene di allargarsi. Questa cosa logicamente non gliel'abbiamo consentita, laddove abbiamo avuto le segnalazioni, laddove siamo stati in grado, buongiorno, di essere presenti, perché comunque immaginate, la nostra struttura deve da sola coprire tutto un fronte mare che va da Pretosino a Selinunte, quindi non sempre riusciamo a essere sul posto dovendo contemperare esigenze operative, esigenze amministrative tutti i giorni, anche d'estate. Per cui il fatto che abbiamo avuto la possibilità di far rispettare le regole, di poter dare la possibilità a quegli imprenditori, a quei titolari di strutture balneari in regola di operare in maniera, cioè quelli che lavorano nel rispetto delle regole, sono stati tutelati a fronte di chi magari appunto i furbetti dell'ombrellone non avevano la stessa sensibilità nei confronti delle regole. Abbiamo detto pacchetto sicurezza, cornice di sicurezza, questo l'ho già anticipato. Diciamo che un'altra cosa che abbiamo voluto ribadire quest'anno è l'ordinanza di sicurezza balneare, la 16/2016, perché ho ritenuto di non doverla cambiare, non per seguire quella che era una moda di ogni anno una nuova ordinanza di sicurezza balneare. Questo significava non solo ristamparla, distribuirla, ma anche creare una serie di disservizi che ho voluto evitare. Sia per gli stessi imprenditori, gli stabilimenti, i titolari di stabilimenti balneari, perché quando si fa un provvedimento si innesca a cascata tutta una serie di oneri nei confronti dell'imprenditore che fa degli investimenti, e quindi se ogni anno cambiamo le regole vuol dire che dovranno fare nuovi investimenti. Abbiamo ribadito, siccome alla base di quell'ordinanza c'è tutto un lavoro di mesi che è stato il frutto di confronti anche con ordinanze di altri compartimenti, quindi abbiamo preso quello che di meglio c'è, è un vestito cucito addosso alla realtà di Mazara, e abbiamo visto che l'anno scorso ha portato i suoi frutti. Perché cambiarla? Per far fare un'altra ordinanza 2017? Per far fare nuovi investimenti e nuove spese agli imprenditori? Per cambiare le regole che l'utenza stessa ha dimostrato di aver metabolizzato, e quindi per non creare confusione abbiamo ritenuto che sia il caso di mantenere le cose come stanno. Logicamente ci rivedremo a fine stagione e faremo
un bilancio, ci ritroveremo sicuramente all'inizio, no, forse si ritroveranno all'inizio della stagione prossima e vedranno se ci sarà qualcosa da modificare, sempre in un'ottica di dialogo e di confronto, quel dialogo, quel confronto, quelle sinergie che non devono mai cessare. E nei vari punti che adesso non vorrei ritornare di nuovo sugli aspetti dell'ordinanza balneare che l'abbiamo già anticipato l'anno scorso, però sarebbe un buon esercizio da parte di tutti, operatori e non, istituzioni e non, quella di andarsela a rileggere, perché si trovano sempre degli spunti, degli spunti interessanti che potrebbero magari far venire meno quei dubbi interpretativi da parte di chi quelle regole le deve mettere in campo, perché poi, come dicevamo, siamo chiamati anche a vigilare affinché quelle regole siano rispettate. Sempre nell'ambito della collaborazione con gli operatori, noi abbiamo inserito degli allegati lo scorso anno che valgono alla stregua dell'ordinanza anche per quest'anno e sono dei moduli che devono essere trasmessi all'autorità marittima per, diciamo sì, per creare quel link, quella comunicazione che ci potrebbe servire per intervenire più tempestivamente o in maniera più efficace. E parlo della scheda recapiti di emergenza, è una scheda che ogni stabilimento deve dare, in cui ci dice chi è il bagnino, quanti bagnini, gli eventuali recapiti cellulari, perché non è detto che si possa lavorare e si debba intervenire solo di giorno, potrebbe essere una situazione che nasce anche di notte, perché l'estate si vive anche di notte, e magari sapere che c'è un guardiano, una struttura o il recapito del bagnino in quella zona potrebbe esserci utile come avamposto, perlomeno per avere quelle informazioni più dettagliate, proprio perché noi riteniamo il bagnino, oltre al titolare, un professionista che più del padre di famiglia ci può indicare quali sono le problematiche in quel frangente di sua competenza. C'è la checklist dell'autoverifica, anche qua io invito sempre i titolari stabilimenti a farsi una specie di autoispezione. Abbiamo voluto sintetizzare in un formato quelli che sono, diciamo così, le dotazioni o i requisiti che lo stabilimento deve necessariamente rispettare, ma non lo vogliamo fare noi al momento del controllo perché sarebbe troppo tardi. Abbiamo voluto dare una linea guida agli stabilimenti per farsi un'autoverifica e intervenire per tempo senza poi dover necessariamente attestare che ci sia stata una mancanza o un'omissione. Così come la segnalazione degli incidenti sulle spiagge, è anche là una forma di dialogo con gli operatori, perché come il rinvenimento di un ordigno, di un presunto ordigno, così come un particolare picco, masso, scoglio, una discesa più pericolosa, potrebbero essere oggetto di un provvedimento ad hoc, che questo è salvaguardare e prevenire incidenti in futuro. Vai avanti, giornata di sicurezza in mare l'abbiamo detta e parliamo della fase operativa. La fase operativa è nient'altro che quello che noi facciamo già tutto l'anno, solo che quest'anno lo dobbiamo fare anche sulle spiagge, d'estate lo facciamo anche sulle spiagge, perché il monitoraggio del traffico navale, la gestione della navigazione da diporto, la tutela dell'ambiente marino, del demanio, noi comunque non è che le concentriamo solo durante la stagione estiva. Durante la stagione estiva siamo più attenti perché aumenta il movimento per mare sulle spiagge, ma questo non toglie, non distrae l'attenzione e l'onere della Guardia Costiera di vigilare affinché tutto il territorio di nostra competenza rispetti le disposizioni in materia sia di demanio, di ambiente, di sicurezza e quant'altro. Adesso c'è il discorso nell'ambito di questa fase operativa. Noi abbiamo un'organizzazione interna, la nostra organizzazione ha previsto innanzitutto la nomina di un responsabile dell'operazione, si chiama Mission Coordinator Locale, è un cliché anche questo che fa parte da anni dell'operazione. Il Mission Coordinator Locale di quest'anno è il tenente di vascello Piccino, che in questo momento non c'è perché sta frequentando un corso, però sarà il naturale sostituto il tenente di vascello Roberto Favilla, che è stato il Mission Coordinator dell'anno scorso, per cui c'è continuità, comunque ci sono due soggetti che lavorano e che conoscono anche il territorio e sono una garanzia per poter poi meglio, o si spera in maniera più efficiente, organizzare i servizi
a favore dell'utenza e degli stessi operatori. È chiaro che non ci stanno soltanto, non c'è soltanto una regia centrale, ci sono proprio uomini e mezzi che saranno messi sul territorio. I mezzi sono le motovedette che già conoscete, sono, c'è quella dedicata al soccorso in mare, la 850, che è specializzata per il search and rescue, no? L'intervento in ogni tempo. Io dico sempre che quando i diportisti, quando c'è cattivo tempo, quando il diportista rientra e c'è un problema in mare, la 800 esce, vedete qua, è uno degli equipaggi della 800, noi abbiamo diversi equipaggi perché fanno turni di 24 ore e si avvicendano proprio per avere non solo la prestazione del mezzo, ma anche le migliori prestazioni dell'equipaggio, che non possiamo, che durante l'estate vengono particolarmente stressate, così come le altre unità, ma diciamo che l'attività a mare sicuro è riservata ai mezzi leggeri, ai piccoli natanti, i gommoni, il 112 e il 101, che sono quelli che hanno anche la maggiore manovrabilità sotto costa, sono quelli meno invadenti della fascia riservata alla balneazione, premesso che noi cerchiamo di entrarci il meno possibile, solo per questioni di vigilanza o di emergenza. E l'anno scorso, sapete tutti, noi abbiamo battezzato il Battello 101, che era un mezzo confiscato a seguito di attività di immigrazione clandestina, e c'è stato di enorme utilità, perché poi l'anno scorso facevamo un discorso di mezzi messi in mare, quest'anno, nonostante la foto sia la stessa dell'anno scorso, ma non abbiamo più una motovedetta. A luglio dello scorso anno noi abbiamo perso la motovedetta, la classe 500, che rientrava in un programma di scambi con il Montenegro, quindi tutta la pianificazione fatta su tre motovedette è stata ridistribuita su due motovedette e due gommoni, e ben venga che siamo riusciti a recuperare, a vederci assegnato il Battello, il 101, che l'avete visto, è performante, è stato abbastanza impiegato e si occuperà della fascia di mare tra Torretta Canitola e Selinunte, proprio perché la capacità di coprire anche distanze più lunghe ci dà la possibilità di riservare per una fascia del compartimento che va da Torretta a Selinunte, mentre le nostre motovedette saranno di base a Mazara e saranno utilizzate sia per l'attività di monitoraggio lungo la costa che va da Torretta, dalla spiaggia in città fino a Capofeto, ma anche per poter intervenire a fronte di eventuali chiamate di emergenza, in modo da non lasciare scoperte le aree poi durante le ore di balneazione. Attività che logicamente facciamo sempre in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine che operano sul mare. L'anno scorso c'è stato un grande apporto sia della Guardia di Finanza che dei Carabinieri, e anche grazie a loro riusciamo a garantire quei controlli sul diporto che non solo fa sentire la presenza dello Stato in mare, sia per le questioni di esigenza, ma dà anche quelle garanzie che chi va per mare abbia le dotazioni di sicurezza che possono servire non solo al proprietario o alla famiglia di chi che viaggia su quella barca, ma potrebbero essere impiegate per soccorrere altre unità. Quindi è importante che chi va per mare sia in grado anche di assistere gli altri e non pensi soltanto alle proprie finalità. E nell'ambito di queste collaborazioni noi procediamo a verificare, a controllare le dotazioni delle barche in banchina, proprio perché abbiamo sempre detto che la sicurezza inizia in banchina, con il controllo del carburante, delle dotazioni, la consapevolezza dei limiti dell'imbarcazione e delle abilitazioni possedute dallo stesso diportista. E questa attività si contraddistingue con il rilascio di un bollino blu, che anche quest'anno è stata riconfermata come iniziativa, e che vede proprio la collaborazione anche delle altre forze dell'ordine che vanno in banchina o in mare, controllano le imbarcazioni. Se le imbarcazioni sono in regola, hanno la possibilità di esporre questo bollino, che è come se fosse un attestato di essere già stati controllati e di essere in regola. In teoria dovrebbe servire per evitare che la stessa barca venga controllata più volte da forze diverse. Quindi questo significa che è stata già controllata. Questo non significa che da quel momento in poi la barca è affrancata da qualsiasi controllo per cui può andare liberamente in mare, perché i controlli si possono sempre ripetere. Però, logicamente, dovendo efficientare i controlli, è il caso che chi è stato già controllato può essere
può essere lasciato in pace, perlomeno se non ci sono particolari motivi. Adesso vado alla, oltre a questi ci saranno anche altre iniziative. Sono iniziative, vai, iniziative che noi l'anno scorso abbiamo già portato avanti. Mi riferisco alle strisce televisive con le emittenti locali, strisce nel corso delle quali penso che da luglio inizieremo a trasmetterle settimanalmente, in cui noi ribadiamo i concetti o determinati argomenti in materia di sicurezza, di porto, segnalamenti o altre cose che possono essere di interesse per chi magari seguendo le emittenti locali ha la possibilità di approfondire determinati concetti. Altre cose che faremo, logicamente, che daranno la possibilità di far sentire la capitaneria vicino all'utenza, sono quello di allungare, tra virgolette, l'orario di apertura al pubblico per l'utenza balneare e diportistica, perché come accade spesso, il diportista o il bagnante è un lavoratore, può darsi che da lunedì al sabato, da lunedì al venerdì lavori e non abbia altra possibilità di rivolgersi, di confrontarsi con la autorità marittima se non nel pomeriggio o nelle giornate di sabato e domenica. Per cui perché precludere questa possibilità a qualcuno che vuole avere dei chiarimenti interpretativi su determinate norme? Per cui noi avvieremo una specie di sportello per l'utenza, un front office che sarà destinato a chi verrà da noi, avrà anche la possibilità attraverso un PC dedicato di accedere ai siti della Guardia Costiera per vedere nel dettaglio gli aspetti dell'operazione Mare Sicuro, ma soprattutto avrà la possibilità di confrontarsi, di avere un'interpretazione autentica di quelle che sono determinate norme che magari si prestano, non lo escludo, nessuno è perfetto, a particolari diverse interpretazioni, e possiamo prevenire, magari chiarendoci per tempo in banchina, in capitaneria, piuttosto che poi in maniera successiva e quando è troppo tardi. Così come faremo una rubrica online sul nostro sito istituzionale in cui metteremo dentro le ordinanze, gli avvisi, dei vademecum che possono essere come dei consigli ai bagnanti e ai diportisti, che vogliamo siano accessibili a tutti, perché adesso grazie agli smartphone è possibile accedere, è più facile accedere via internet che non recarsi fisicamente in capitaneria. E non ci sono riuscito, non è detto che ci riuscirò nei prossimi anni, vorrei creare un'app dedicata a Mare Sicuro in cui a seconda, cioè in modo che l'utente, il bagnante, l'operatore di Mazara possa avere attraverso un'app tutte le informazioni e magari anche riprodurre queste strisce televisive che possono essere una ripetizione utile per questo. Sì, si scrive messaggi informativi, logicamente noi non rinunciamo all'attività di relazioni esterne, di comunicazioni, sarete informati, parlo adesso, mi rivolgo agli operatori dell'informazione, ogni volta che faremo qualcosa di interesse, ogni qualvolta che magari abbiamo svolto una determinata attività, cercheremo di renderla pubblica, perché ritengo sia utile anche il messaggio, la comunicazione, il lesson learned, cioè dare attraverso un'attività posta in essere da noi l'indicazione agli altri di adeguarsi, di conoscersi, di vedere, di verificare loro stessi se sono in regola o meno. Quindi è un informare, dire che abbiamo fatto attività nei confronti di uno per in realtà informare tutti gli altri. Quindi è anche quello lo scopo, di far, anche se facciamo un'attività limitata a un determinato territorio, è comunque sintomatico di un'informazione diretta a tutti, soprattutto a quelli che si rivedono in quella determinata circostanza. È chiaro che non finisce qua, è chiaro che è un'attività che andrà avanti per tutta l'estate, è un'attività dove noi da soli, benché i numeri possano sembrare alti, da soli non riusciremo a garantire, ce lo prefiggiamo, l'abbiamo fatto l'anno scorso, faremo, però dicevo, da soli, solo la capitaneria non ce la può fare. È importante la sensibilità, l'attenzione, la collaborazione, la sinergia degli organi di stampa, delle altre forze dell'ordine, dei colleghi della Polizia Municipale, perché tutti possano garantire che la stagione estiva, possono contribuire affinché la stagione estiva sia una stagione piacevole, senza drammi, che venga ricordata positivamente e non soltanto per i verbali, i controlli, le denunce, i sequestri, perché è nell'interesse di tutti, anche quando ci spogliamo della divisa noi e vogliamo goderci dei momenti di relax sulla spiaggia, che le nostre famiglie o chi appunto ha quei pochi momenti di relax
li faccia con tranquillità e con la garanzia che ci siano tutte le condizioni per vivere serenamente l'estate e quei momenti. Quindi spero di aver detto tutto, gente, se ci sono domande, io concludo sempre con questa battuta, c'è Google e quindi rivolgetevi a Google. No, questo è il logo di Google che è stato predisposto per i 150 anni della Guardia Costiera e anche questa è un'attenzione che Google ha rivolto alle capitanerie perché è simpatica e logicamente è un ulteriore riconoscimento della nostra attività per la collettività, perché alla fine siamo un'amministrazione militare che eroga servizi al cittadino. Io volevo chiedere una considerazione, metà domanda alla considerazione. Ovviamente quello che è successo negli ultimi giorni mediaticamente non solo ha avuto una grande risonanza. Lei ha parlato della vostra attività, un'attività sicuramente importante a tutela della collettività. Avete rapporti con le altre forze di polizia, con le istituzioni locali, con gli operatori e con i semplici bagnanti. Il fatto che la principale istituzione politica di questa città in qualche modo pubblicamente si sia mostrato un po' infastidito, che così vogliamo dire, dall'attività che avete portato a termine, non rischia in qualche modo di delegittimare anche i vostri rapporti con gli operatori e con i cittadini? Per quelle che sono le dichiarazioni del sindaco, non penso che possa delegittimare l'attività che noi facciamo da sempre sul territorio a favore della cittadinanza e non soltanto della cittadinanza mazzarese ma di tutti i cittadini, anche stranieri, anche non residenti nel territorio. Legittimare non penso, lo dimostrano i fatti, la nostra attività non è finalizzata a reprimere iniziative imprenditoriali private o pubbliche, la nostra attività è finalizzata a verificare che quelle regole che possono piacere o meno a tutti i livelli istituzionali, quelle regole che possono essere discutibili o meno, fin quando ci sono, non vengono cambiate, vanno rispettate nell'interesse di chi lo fa sempre e nell'interesse di chi si appresta ad avviare una propria attività imprenditoriale. Poi non penso che si possa delegittimare l'attività di chi opera sul territorio appunto nell'interesse della collettività e nel rispetto delle regole. Ognuno è libero di dire e pensare quello che meglio crede, ma non è sulla base di queste dichiarazioni che noi rivediamo la nostra posizione o possiamo legittimare la nostra attività. Noi svolgiamo il nostro lavoro con tutta la passione e la professionalità che possiamo mettere in campo e non abbiamo né diversi fini né tantomeno abbiamo fronti o interlocutori da affrontare. Noi operiamo nell'interesse della collettività, verifichiamo che quelle regole vengano rispettate per quanto è la nostra competenza prevista dalle leggi e riferiamo non all'amministrazione comunale, non all'amministrazione regionale, ma noi riferiamo direttamente ai nostri enti sovraordinati e riferiamo direttamente alla Procura, perché noi siamo degli ufficiali di polizia giudiziaria. Noi non possiamo non vedere, noi non possiamo non riportare all'autorità giudiziaria quello che vediamo. Sarebbe sbagliato pensare che un'organizzazione come le Capitanerie di Porto, come la Guardia Costiera, debba fare diversamente. Evidentemente c'è sempre la possibilità di ricredersi, però noi riferiamo all'autorità giudiziaria e spesso, quasi sempre, l'autorità giudiziaria ci dà atto che la nostra iniziativa, il nostro intervento era fondato. Per cui non è in questa fase che va valutato e giudicato l'operato, ma poi quando successivamente l'autorità giudiziaria si esprimerà in merito. Detto questo, noi siamo tranquilli e sereni, e soprattutto siamo consapevoli delle nostre professionalità e della nostra buona fede. Chi non lo è un problema nostro. Qual è il tratto reale di zona balneabile della fascia costiera di competenza della Capitaneria? Cioè, la gente di Mazzara, dove può fare il bagno? Qual è il tratto balneabile? Allora, la fascia balneabile è la fascia dei 300 metri dalla costa. Questo aspetto è già stato affrontato lo scorso anno perché
a differenza degli anni passati e spesso a differenza di anche di altre fasce costiere di competenza di altre autorità marittime, in cui c'è una diversa distanza dalla costa, faccio un esempio, 100 metri dalle spiagge, dalle coste rocciose, 200-300 metri dalla fascia sabbiosa, poteva creare equivoci, poteva creare anche quelle situazioni di pericolo, per cui vi lascio immaginare un diportista che a seconda della navigazione che fa lungo la costa avrebbe dovuto allontanarsi o avvicinarsi dalla costa rocciosa piuttosto che dalla costa sabbiosa in funzione di quello che era il diverso limite. Invece, avendo individuato fin dall'anno scorso una fascia unica, inequivocabile, senza interpretazioni ambigue, di 300 metri dalla costa, sia essa sabbiosa o rocciosa, secondo me, e ripeto, i dati dell'anno scorso come primo anno lo attestano, sono un concetto facile e chiaro per tutti e dovrebbe essere appunto affrancato da ogni cosa. Una cosa è la fascia riservata alla balneazione, adesso mi permetto di aggiungere una cosa. Una cosa sono invece le aree dove la balneazione è vietata. Ma infatti, scusi, volevo anche arrivare alla controdomanda in questo aspetto. Perché è una zona non balneabile? Ah, no. Le zone, perché poi bisogna chiarirsi, le zone balneabili sono quelle da dove viene definita la balneabilità delle acque e non siamo noi a dirlo, ma è un ente regionale deputato a farlo, che poi demanda alle amministrazioni comunali l'onere di emettere delle ordinanze di interdizione. Noi su questi aspetti non interveniamo, non vogliamo intervenirci perché sono valutazioni che si basano su dati e analisi tecniche di campionamento e quant'altro che non sono in nostro possesso, né tantomeno potremmo mettere in discussione. Noi possiamo invece individuare quelle aree, quelle fasce di mare, quelle zone in cui la balneazione non è sicura e mi riferisco all'ambito portuale, alla rada, laddove esistono problemi di costa per fenomeni franosi o alla foce dei fiumi. Quelle sono aree che sono escluse dalla balneazione, ma non perché sono non balneabili, perché esistono dei presupposti di sicurezza che vanno garantiti a priori dalla bontà delle acque stesse. Ma esiste un decreto regionale in tal senso? Esiste il decreto per la balneabilità ed esiste un'ordinanza per le acque escluse dalla balneazione, indipendentemente dalla balneabilità delle acque. Ci potrebbe essere l'acqua all'interno del porto perfettamente balneabile, ma è esclusa dalla balneazione perché per motivi di sicurezza ci sono le barche che navigano, le navi che entrano, che escono, non è il caso di fare il bagno all'interno del porto, sto esasperando il concetto. Esistono zone balneabili perché i valori sono in regola, ma sono zone magari poste in prossimità delle foci dei fiumi o in prossimità di zone per cui insiste un pericolo franoso o un inquinamento in atto, per cui è il caso di sottrarle alla balneazione, ma non perché sono balneabili. Sono due concetti per i quali magari anche voi poteste essere un po' più utili per diffondere questo discorso. Le fasce riservate alla balneazione, quelle escluse dalla balneazione, quelle che ricadono nella nostra competenza, sono indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare, sono appunto, come dicevo, gli specchi acque all'interno dei porti. Poi abbiamo considerato anche che esistono porti grandi come Mazara e porti un po' più piccoli come quello di Selinunte, per cui la distanza di 200 metri dalle ostruzioni del porto di Mazara, nella cui fascia appunto è vietata la balneazione, dovesse essere ridimensionata per porti come Selinunte o il porticciolo di San Vito, limitandoli a 100 metri, perché appunto le ostruzioni hanno una diversa estensione e perché magari il traffico che c'è nel porto di Mazara non è lo stesso traffico che c'è a Selinunte. Per cui questa diversa fascia di protezione che c'è intorno ai porti e alle rade non avrebbe avuto lo stesso motivo di essere per porti minori. Ma ripeto, si tratta di fasce sottratte alla balneazione, non fasce di mare non balneabili. La balneabilità viene definita su valori tecnici a seguito di campionamenti fatti dall'ARPA e che vengono confluiti in ordinanze delle sindacali che ne individuano limiti e la durata, perché poi fino a quando c'è l'ordinanza non lo dice attraverso l'ordinanza di sicurezza balneare e legata alla stagione estiva, un'ordinanza sindacale è annuale, non è legata alla stagione balneare. Ecco, io invece volevo domandare, una struttura ricettiva alberghiera può
tranquillamente mettere lettini e ombrelloni e senza, in una zona insomma demaniale, senza la relativa autorizzazione del demanio, autorizzazione regionale? Per mettere un'attività temporanea. Se stiamo facendo riferimento all'episodio degli alberghi sulla spiaggia in città, è una spiaggia privata, è una spiaggia libera, è una spiaggia aperta a tutti. Se il cliente di un albergo decide di usufruire della spiaggia libera, lo può fare. Come ognuno di noi che può mettersi un ombrellone, una sdraio sulla spiaggia libera, lo può fare. Indipendentemente da chi quella sdraio e quell'ombrellone glielo mette. Quello che invece è stato chiarito si deve fare è quello di posizionare l'ombrellone e la sdraio solo al momento dell'arrivo del cliente e non un minuto dopo che il cliente è andato via, ma solo perché questo rientra in un pacchetto all'inclusive che l'albergo ha voluto offrire ai propri clienti e solo in funzione della propria clientela. Ragion per cui persone terze rispetto all'albergo non ci potrebbero essere, non potrebbero usufruire di questa iniziativa e i lettini e gli sdraio andrebbero immediatamente rimossi al termine della sosta, della permanenza sulla spiaggia del cliente. Ma su questi aspetti noi abbiamo fatto una relazione che abbiamo inviato alla Procura. Per cui questo è l'orientamento che ci hanno, questa è la spiegazione che ci hanno dato i signori dell'albergo, che noi abbiamo preso e riferito all'autorità giudiziaria. Per cui se ci sono delle violazioni, se poi alla fine l'interpretazione data in questo modo, che fino a prova contraria dovrebbe reggere, venisse poi invece diversamente considerata dall'autorità giudiziaria, lo faremo presente fin dalla data in cui questa iniziativa è stata avviata. E invece com'è la situazione per quanto riguarda questi quattro lidi che ancora a Tonarella non sono installati? Ecco, c'è una situazione di impasse, cosa dovrebbero temperare per poter... Ma gli stabilimenti che l'anno scorso sono stati oggetto di sequestro, in realtà quest'anno hanno, come l'anno scorso, una regolare concessione. Da quello che so io non ci sono le condizioni, o loro sostengono che le condizioni per continuare a operare nell'ambito di quella concessione sono venute meno. Dovrebbe essere avviato un provvedimento di decadenza della concessione, che non è stato fatto. Dovrebbero trovare altre soluzioni, ma non siamo noi a dover suggerire quali soluzioni vadano intraprese per risolvere il problema. Io so che oggi pomeriggio era stata inizialmente convocata l'ennesima riunione in comune a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al comune, i rappresentanti della regione siciliana e il sostituto procuratore che si occupa dell'inchiesta sugli stabilimenti. Riunione che all'ultimo momento è venuta meno e che non è stata più disponibilità della Procura è venuta meno e che riunione che non è stata più confermata. Ma ritengo che non debba essere la Procura, l'autorità giudiziaria a dover trovare le soluzioni amministrative a fronte di un problema di gestione del territorio. Sono gli enti locali, chi è stato eletto per gestire il territorio, chi è stato deputato alla gestione del territorio, parlo sia dell'amministrazione comunale che dell'amministrazione regionale, che dovrebbero trovare con i propri consulenti le soluzioni amministrative e non lasciare che questo venga invece dall'autorità giudiziaria, che invece ha altre finalità, quello di verificare il rispetto delle regole, non certo quello di dettare le regole. Se si arrivasse a questo significherebbe precludersi una possibilità, un onere che invece ricade in capo agli amministratori locali. Intanto noi, io parlo a nome della Lega Navale, rappresentante della Lega Navale, abbiamo appunto suggerito invece della data di fare la memoria per il deportista e siamo già pronti con il budget, solo che invece dovrebbe fare avere tipo promemoria. È già pronto. I famosi 10. È già pronto. E questo è un aspetto anche, e quindi prende a darci questo messaggio. Altra cosa, parlo anche per conto della Lina che avevo parlato un po' fa, il discorso della spaghetti. Anche a seguito del parere che è stato reso dal temario, che io ho letto, io ho fatto per tanti anni il centro comune, lui cita l'articolo 4 del centro sessuale delle linee guida. L'articolo 4 non dice assolutamente quello che lui cita, perché l'articolo 4 dice che è data la valutazione
la sosta di imbarcazioni all'interno delle aree non sufficienti le strutture balneari. Là non c'è nessuna struttura balneare, quindi il parere secondo me è fuorviante nel senso con l'articolo che doveva, per cui doveva, che doveva essere citato. Semmai l'articolo 4 all'ultimo comma dice che nelle schede libere è consentito fare, quindi non capisco, cioè tra virgolette, cosa intende fare la cartelleria riguardo a questo parere e cosa dobbiamo fare noi per quest'anno per Calaspagna. Voi sapete quanto abbiamo lavorato l'anno scorso per Calaspaghetti, Calapolpi e per praticare il kitesurf. Sapete anche che l'anno scorso sono state fatte diverse riunioni alle quali ha partecipato anche la Regione, gli stessi soggetti che hanno poi predisposto quel parere, e che in via sperimentale ci eravamo detto facciamo, mettiamo delle regole in via sperimentale, se la sperimentazione dovesse andare a buon fine ci rivedremo col nuovo anno e vedremo se rinnovare questa ordinanza. Cosa che abbiamo fatto, e mi sembra che appunto anche l'anno scorso questa sperimentazione non ha creato particolari problemi, è andata a buon fine, tutti hanno avuto la possibilità, soprattutto il diportista mazzarese che ha questa specificità di uscire dal porto e andare a Calaspaghetti, questa lunga navigazione che si fa lungo le coste del Mediterraneo, però se è una prassi locale, io per primo, la Capitaneria per prima la rispetta, ha cercato di favorirla, però individuando delle regole precise e chiare per tutti, che sono state rispettate e noi le abbiamo verificate. È chiaro che se poi ci sediamo di nuovo intorno al tavolo, rileviamo la positività della sperimentazione passata e siamo tutti d'accordo nel rinnovare l'ordinanza, nel rispetto appunto anche di tutti i soggetti che avevano partecipato a quella riunione, abbiamo chiesto un parere alla Regione Siciliana, anzi all'Ufficio Territorio e Ambiente di Mazara, che ha detto che per quest'anno non poteva confermare il parere favorevole dello scorso anno e ha citato, come lei anticipava, un articolo, un punto, neanche un articolo, di una linea guida che fa riferimento al piano di utilizzo del demanio marittimo, che innanzitutto noi non abbiamo a Mazara ancora in maniera definitiva, è una linea guida, ma soprattutto parla di concessioni balneari, di concessioni demaniali. Ma Calaspaghetti non è una concessione demaniale, non è un'area che viene assentita in concessione a un soggetto che deve gestirla nell'interesse o allo scopo di trarvi un lucro. È una diversa ripartizione della fascia di mare riservata alla balneazione, che è una facoltà rimessa all'autorità marittima, che però logicamente tiene conto dei pareri delle istituzioni, tiene conto. E ripeto, come l'anno scorso, non è un'area destinata da assentire in concessione, per cui quel riferimento citato nella lettera è sicuramente improprio, e l'abbiamo fatto presente nella lettera in cui noi abbiamo detto che nel frattempo il procedimento è sospeso perché vogliamo chiarirci con la Regione, per far capire che appunto non si tratta di una concessione, ma una diversa ripartizione della fascia riservata a balneazione. Abbiamo detto prima che la fascia riservata a balneazione è quella destinata, è quella che in linea di massima si estende fino a 300 metri dalla costa, ma a Calaspaghetti la balneazione può essere limitata a una fascia di mare che è in prospettiva, mi sembra, c'è una strada che si chiama Margherita di Savoia, che opportunamente delimitata possa essere esclusa dalla balneazione. Ecco, non per motivi di balneabilità, ma per motivi di sicurezza, riservando quell'area all'ormeggio, all'ancoraggio di unità da diporto di Mazara che abitualmente frequentano quella zona. Quest'anno abbiamo fatto di più, quest'anno abbiamo creato delle altre condizioni. L'anno scorso c'erano soltanto delle boe che dovevano indicare quello specchio acqueo, quest'anno abbiamo detto le boe dovranno essere collegate da una sagola galleggiante visibile in modo da creare proprio un confine tra chi si avvicina a quella fascia per la balneazione, sia per il diportista stesso che sa proprio in maniera immediata qual è il limite di quello specchio acqueo. Quindi abbiamo creato garanzie di sicurezza maggiori. In più abbiamo fatto ancora, l'anno scorso si parlava di imbarcazioni a diporto fino a 24 metri, quindi quasi navi da diporto, quest'anno l'abbiamo limitato a 18 metri, proprio per ridimensionare la grandezza delle unità che devono andare là, proprio per migliorare e aumentare le condizioni di sicurezza. Abbiamo cercato di farlo presente, abbiamo chiesto un parere alla Regione, la Regione si è espressa in maniera un po' imprecisa, contiamo di rivedere quel parere magari nelle sedi più opportune. Fino a quando non cambiano le regole valgono, tutti i diportisti oltre 300 metri dalla costa.
kitesurf con i corridoi di lancio. Fin quando non esce la nuova ordinanza non si può fare diversamente. Dico, siccome noi chiaramente ci siamo mossi andando a parlare con questo signore, e tra le varie cose aveva detto anche che se il parere chiesto era solo per Calasparenza senza parlare di procedure di lancio, probabilmente il parere poteva essere diverso dall'anno. Dico, questo passaggio può servire, non può servire? Ma noi di corridoi di lancio non abbiamo mai parlato, noi abbiamo parlato ma di... Una... Ma il CATSF non ha un corridoio di lancio. Il corridoio di lancio, leggendo meglio l'ordinanza, parla di un'apertura che poi si allarga per consentire sia l'uscita che l'atterraggio dei kitesurf. Noi abbiamo parlato sempre di una diversa ripartizione delle fasce di mare riservate alla balneazione, che anziché essere così, diventa così. Noi corridoi di lancio non ne abbiamo mai, non stiamo andando in deroga a questa caratteristica di corridoio di lancio. La regione però dovrebbe rilasciare le concessioni, poi se uno ti chiede il corridoio. Se dice io per legge regionale nuove concessioni non ne rilascio, stai dicendo che tu corridoio di lancio per tutto il territorio siciliano non ce ne saranno. E quali garanzie di sicurezza abbiamo allora per consentire l'atterraggio dei natanti o l'uscita dei natanti dalle coste? Il corridoio di lancio è un presidio di sicurezza. In tutta Italia il corridoio di lancio viene utilizzato esclusivamente dalle unità di porto per l'atterraggio e l'uscita. E anche quella è una diversa ripartizione della fascia di mare, perché all'interno del corridoio di lancio non c'è balneazione, non balneabilità, perché non è che a seconda del corridoio, quindi ecco tanti motivi per ribadire quel concetto. Anche il corridoio di lancio non è una concessione, è una diversa ripartizione, una diversa destinazione della fascia di mare o ad uso della balneazione o ad uso delle unità di porto, che sono soggetti, elementi che vivono il mare, vivono la stagione estiva con modalità diverse, ma che meritano uguale tutela e rispetto. Il kitesurf, l'acqua scooter, l'imbarcazione di ferro e il bagnante sulla spiaggia. Ma vanno contemperati gli usi, non preclusi alcuni a vantaggio esclusivo di altri. Altre. Allora, vi ringrazio, io adesso mi prendo un bicchiere d'acqua. E poi, come dicevo prima, il dialogo, il confronto, lo spirito costruttivo che vogliamo mettere in campo non si esaurisce oggi, non si è mai fermato, quindi nell'ottica della collaborazione siamo sempre aperti a suggerimenti e osservazioni che possono migliorare la condizione di sicurezza sulle spiagge. Grazie a tutti e buona estate. Comandante, si riparte dall'anno scorso in qualche modo da quel pacchetto sicurezza che ha dato ottimi risultati e che state riproponendo anche per quest'anno? Sì, anche per la stagione corrente, per l'operazione Mare Sicuro 2017, d'intesa con gli operatori, i soggetti istituzionali, abbiamo inteso ribadire il contenuto di quel pacchetto sicurezza che l'anno scorso ha dato i suoi frutti. Infatti il bilancio della stagione scorsa, che è stata caratterizzata dall'assenza di incidenti gravi in mare, collisioni, affondamenti, ma soprattutto dall'assenza di decessi sulla spiaggia, ci ha portato a confermare interamente l'intero pacchetto anche per la stagione, anche per dare la possibilità agli imprenditori del mare, titolari delle strutture balneari, di poter continuare anche quest'anno sulla base degli investimenti operati l'anno scorso, quindi non cambiare le regole che poi abbiamo visto sono state metabolizzate anche dall'utenza balneare, e quindi anche per evitare confusioni abbiamo deciso di confermare l'intero pacchetto anche per la stagione 2017. Ciò conferma l'impegno comunque annuale della Capitaneria al fine di tutelare l'incolumità pubblica sia in mare che sulla spiaggia ovviamente. Certo, gli obiettivi principali dell'operazione Mare Sicuro, che ribadiamolo, si sviluppa su tutto il territorio nazionale ed è organizzata per il 20° anno dal Comando Generale dei Capitani di Porto, è quello di prevenire gli incidenti in mare, ma soprattutto garantire una serena e sicura fruizione del bene mare sia sulle spiagge sia per chi va in mare per diporto. Questo perché bisogna contemporare tutti i vari aspetti, tutti i vari usi del mare in modo da garantire e dare la possibilità a tutti di vivere la stagione estiva nel modo più sereno e sicuro. Logicamente noi abbiamo un'organizzazione sia a terra
che a mare, dove saranno durante, che vedrà impiegati durante tutta l'estate le nostre motovedette, il nostro personale addestrato, specializzato per fare i controlli sul demanio, e vedrà sicuramente anche la sala operativa della Capitaneria impiegata come al solito 24 ore su 24 per rispondere nella maniera più tempestiva possibile alle chiamate di emergenza che dovessero arrivare tramite il numero blu 1530, che è quello delle emergenze in mare. Ancora una volta va detto che il numero blu può essere digitato anche con un telefono cellulare, il che metterà direttamente in contatto il chiamante, il segnalante con la capitaneria di porto più vicina. Questo ha garanzia di un intervento quanto più rapido e tempestivo possibile.